See trees of green. Appuntamento alla Fabbrica dei Sapori di Battipaglia il 26 e il 27 novembre con l'evento Rosso 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 Piedi Rosso, completamente dedicato alle aziende specializzate nella trasformazione del piedi rosso. L'evento, con ingresso gratuito, avrà inizio alle ore 18 con apertura fino alle 23. Il 26 si potranno assaggiare i prodotti delle aziende sannite e ischitane ed il 27 gustare i vini delle aziende del Vesuvio e dei Campi Flegrei. I see trees of green. Gusto Mediterraneo vi presenterà ogni mese una realtà vitivinicola della Campania per brindare con gusto i prodotti tipici della nostra regione. Prima tappa, l'azienda Terre di Silvamala di Bosco Trecase. L'azienda vitivinicola Terre di Silvamala sorge a mezza costa tra il Vesuvio e il mare, al centro di quell'incantevole anfiteatro naturale che è il Golfo di Napoli, nei comuni di Bosco Trecase e Terzigno. Silvamala è l'antico nome dato nel Medioevo a queste zone, all'epoca coperte dai boschi cresciuti in seguito all'eruzione del 79 d.C., che distrusse le vicine Ercolano e Pompei. L'azienda Terre di Silvamala si pone, quindi, in un abbraccio ideale tra la millenaria tradizione romana e la vocazione viticola vesuviana, già decantata da Plinio il Vecchio. Tradizione e vocazione viticola fanno di queste zone un terroir unico nel suo genere. Coltiviamo esclusivamente uve autoctone del comprensorio vesuviano. In particolare, dalla vinificazione in purezza dell'uva Piedirosso nasce il nostro Piedirosso Pompeiano IGT, vino dal colore rosso rubino, molto concentrato, a profumi netti e persistenti di more e ribes, con sfumature speziate. Al palato si presenta con una struttura forte, armonica ed equilibrata. Dalla vinificazione in purezza della coda di volpe nasce, invece, il nostro coda di volpe pompeiano IGT, vino dal colore giallo-oro intenso, a profumi molto netti ed eleganti di ginestre e una buona nota di fruttato, rivelando al palato una complessa e fine freschezza. Tutte le fasi della lavorazione dei nostri vini, dalla coltivazione all'imbottigliamento, vengono eseguite interamente in azienda. Il nostro obiettivo è la qualità assoluta, che perseguiamo attraverso pratiche enologiche leali e moderne, sebbene la vinificazione resti, comunque, legata alla tradizione. Il legame con la tradizione e l'amore per la coltivazione della vite che ha portato nel 1999 la famiglia Siglioccola a recuperare un'oasi agricola di 8 ettari, destinata quasi interamente a vigneto DOC Vesuvio Lacrima Christi, ma ricca di testimonianze dell'architettura rurale locale, oltre che della flora e della fauna vesuviane, tutelate dal Parco Nazionale del Vesuvio, nei cui confini è ricompresa l'azienda. Siamo in autunno e a Terre di Silvamala è tempo di vendemmia, che qui viene effettuata ancora a mano per non danneggiare grappoli e provocare così fermentazioni indesiderate. L'uva bianca viene raccolta intorno all'ultima decade di settembre, periodo in cui la coda di volpe arriva a maturazione, raggiungendo il giusto grado di equilibrio tra sostanze zuccherine e acide. Per ottenere uve di prima qualità, adottiamo pratiche culturali atte a ridurre la quantità di uva prodotta da ciascuna pianta e garantire un buono stato sanitario delle viti. Per tenere basse le rese per ettaro, i vigneti sono allevati a controspalliera, come da disciplinare regionale. Massima cura viene posta, inoltre, nei diversi stadi di crescita della pianta, per mantenere bassi i livelli produttivi e innalzare quelli qualitativi. Si comincia in inverno, quando con la potatura corta si lascia su ciascuna pianta un numero ridotto di gemme. Si prosegue poi in primavera con la potatura verde, che diminuisce ulteriormente la produzione, riducendo il numero delle infiorescenze. Col diradamento si ha, infine, un ulteriore abbattimento della produzione, con la selezione dei grappoli migliori in fase post-invasatura, ossia dopo la colorazione dell'uva, che avviene in estate. Thank you.
Una volta raccolta, l'uva viene riposta in cassette e trasportata in cantina, dove avrà subito inizio il processo di vinificazione. L'uva bianca è messa nella macchina pigia di raspatrice, che rompe l'acino ed elimina i raspi, i quali altrimenti rilascerebbero sostanze erbacee e amare per il vino. Da qui, il mosto con le vinacce viene pompato in una pressa pneumatica dove sarà pressato per 40 minuti a una temperatura ambiente. L'igiene del processo di vinificazione viene assicurata attraverso la disinfezione della cantina, dei macchinari e dei vasi vinari. I nostri operatori utilizzano a tale scopo tute sterili monouso durante tutte le fasi della lavorazione in cantina. La vinificazione è un momento molto delicato e viene eseguita sotto il costante controllo del responsabile di produzione. Dalla premitura dell'uva otteniamo il mosto fiore, che fermenta ad una temperatura controllata tra i 14 ed i 16 gradi. Il mosto privo delle vinacce può essere quindi travasato nei silos, dove inizia il processo di fermentazione, che avviene a temperatura costantemente controllata, così da garantire la formazione degli aromi varietali. A fine ottobre inizia la raccolta dell'uva rossa. È in questo periodo, infatti, che il piedirosso raggiunge un grado di concentrazione degli zuccheri tale da assicurare al vino un buon tenore alcolico. Come per il bianco, eseguiamo la raccolta manualmente, in giornate calde e soleggiate, così che i frutti siano ben asciutti e la fermentazione sia facilitata. La vendemmia, oltre ad essere una fase molto delicata nel processo di lavorazione del vino, rappresenta per noi un importante momento d'incontro. Durante la raccolta, infatti, gli anziani lavorano fianco a fianco con i più giovani e trasmettono a questi ultimi l'esperienza e la manualità acquisite negli anni. La vendemmia è un'occasione di gioia e di festa, oltre che un'opportunità di contatto con la natura, e ogni anno molte persone vengono a trovarci per vivere con noi questa esperienza. L'uva vendemmiata, sia bianca che rossa, viene accuratamente esaminata prima di essere trasferita in cantina. Solo le uve migliori sono impiegate per la produzione dei nostri vini. I frutti raccolti devono presentare il giusto grado di maturazione e di concentrazione di zuccheri ed essere in perfette condizioni sanitarie, prive dunque di marciume, malattie o altre alterazioni. Ed è esclusivamente attraverso un rigoroso controllo qualitativo della materia prima che si può dare vita ad un prodotto privo di difetti e ad un vino eccellente.